siamo un'associazione di volontariato di Empoli e operiamo nel settore del sociale, in modo particolare nelle case di riposo. Andiamo a fare animazione nelle case di riposo. Cosa facciamo? Perché lo facciamo? Lo facciamo tutto questo per contribuire e dare un aiuto all'associazione. Quello che ricaviamo da questi spettacoli le diamo all'associazione, perché siamo tutti soci, quelli che operiamo qui sul teatro. Cosa facciamo? Ecco, questo è uno spettacolo che io ho scritto e che abbiamo realizzato insieme a tutta la compagnia. È uno spettacolo che praticamente percorre delle tappe ben precise. Come caratteristica di spettacolo si avvicina alla commedia musicale. Parte questo spettacolo dalla fine dell'Ottocento da Napoli, che è considerata la Parigi italiana per la sua mondanità, e percorriamo un percorso legato alle canzoni e alla storia. Infatti la scena si apre e c'è l'inaugurazione della funicolare. Da lì andiamo al Piedigrotta. Piedigrotta a quel tempo era un posto dove i primi festival, così chiamati, venivano fatti proprio al Piedigrotta di Napoli. Là ci sono uscito le più belle canzoni di tutto il mondo, che italiane, che sono state portate anche all'estero. Da lì andiamo avanti, poi c'è gli emigranti, poi c'è nel periodo degli anni 30, le gite fuori porta. C'è un momento importante dove per la prima volta nel 1215 un autore napoletano scrive la prima canzone in lingua italiana, è Come pioveva. Ecco, lì andiamo avanti e andiamo a inoltrarsi prima nelle operette, poi nella va spettacolo, poi nel varietà, e finiamo in una maniera che non ve lo dico. Grazie e buon divertimento. Napoli è considerata la Parigi italiana per la sua mondanità. È un periodo pacifico, non si parla di guerre da molto tempo e la sera i locali alla moda come Caffè Chantal, Caffè Concerto, sia quelli di lusso che quelli popolari, si affollano. Oggi c'è festa in città, si inaugura la funicolare. Thank you.
sbagliato tutti tu. E noi che dalla terra la montagna un passo giù, un passo giù da Francia croci della Spagna lo vedo te, lo vedo te in cielo dove la giunta d'acqua la giunta d'acqua la giunta d'acqua come ho vinto l'intrasatto voglio assisare, voglio assisare yamma, yamma, goppa, yamma, ya yamma, yamma, goppa, yamma, ya funi, 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 cura, funi, 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 cura goppa, yamma, ya Buonasera, benvenuti nel nostro locale. Abbiamo il piacere di presentarvi una bellissima e brava vedette di fama internazionale, in esclusiva per tutta Napoli. Ecco a voi Yvette Lamour, in un particolare successo a Francesa. Thank you.
vecchia grotta alla periferia della città. Ogni fine settimana tantissimi napoletani si ritrovano ad ascoltare nuove canzoni in dialetto, dando vita al Festival dei Piedi Grotta. Molti di questi motivi diventeranno successi internazionali. Adesso andiamo ad ascoltare una canzone scritta da un maestro di Capua, Iti Urria Vasal. Napoli,
è diventata una città molto particolare, le classi sociali si sono divise. C'è poca gente con tanti soldi, mentre la maggior parte delle persone muoiono di fame. L'unica possibilità è quella di emigrare, di tentare la fortuna, magari solo di vivere. In tanti si imbarcano per attraversare l'oceano cercando vita migliore nelle Americhe, lasciando a Napoli tutti i loro affetti come la famiglia che vediamo. Prestano le prime cure ai soldati feriti.
Davide, Alessandro. Militari e la gente stanca e distrutta, l'unica cosa che desiderano è divertirsi per dimenticare. Gli scampagnati fuori porta sono alla meta di molte persone.
Oh Davide, ho visto sei aggiornato con le tue canzoni, dammi. Via, facci sentire l'ultima, quella ultima. Sì, quella carina, molto carina. Uffa, non ricordo il titolo. Sì, quella è fatta dell'uva. Ah, Nanni! 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 Pierluigi, dove sei? Dove sei, Pierluigi? Dai, vieni, cantaci quella canzone! Guarda che sole, che sottile naggio, che profumo le rose, che mi cadono la mia casa. Tutto questo è un paradiso, tre castelli amorosi, tanto fresca via, che tutto un sorriso, la ragazza d'amore, che con le tue canzoni, dove tu e tuo marito, la sacra che bello. Tirami un gioiello con quella bianca e te fravole un profumo solo me mi senti sotto quel lago un mistero ci sta e ti vengo le navi sulla tica civiltà sono meglio nella champagne i vini queste vigne che fa hai tempo di noi, li dati a tutto spiano, son frutta pigne e grano, sanna a metterli, nanni, nanni, che sera e tante stelle. Uno stornello, ritorna un ritornello, che coro di esserti, nanni, nanni. Quando mi ha dato per Fastbase? Capito? Ora si sta benino! Ora voglio vedere
portare le belle canzoni e il giornale d'arte. Mamma, si accende? Ma buona sai, se si accende l'accendo io. Attenzione. E poi si fa conti, eh? Un crede finisca così. L'accendo, guarda, si vede. Magari non fa nemmeno. Signore e signori, questa sera a Teatro Verdi di Firenze si terrà il Festival dell'Operetta, brani scelti con grande cura. Il costo del biglietto è di lire 10. Oh, voglio vedere ora! Oh, non funziona più la radio! Ma non funziona, guarda! Oh, ascolta babbo, tu ti sei fatto truffare, la radio non funziona, ma lo sa che è quello! Io vado in cucina, ciao! No! Ora gli do una volta io! Non fa, non fa! Mamma, ci provo io! Prima sì, hai visto? Ci prova lei! Signore e signori, benvenuti a Teatro Verdi di Firenze.
come da programma diamo inizio al concerto di operette, brani scelti con grande questa serata. Iniziamo con un brano tratto dall'operetta Il Paese del Sorriso del maestro Franz Liari. Il brano è molto conosciuto, molti cantanti sia lirici che di musica leggera si sono esibiti con questo classico. Andiamo ad ascoltare con la collaborazione di una coppia di ballerini Tu che mai presi il cuore. Secondo brano siamo andati a scegliere uno dai tantissimi motivi, uno tra i più classici, dall'operetta La Duchessa del Baltabarin del maestro Leopardi. Ascolteremo un bellissimo valzer lento, Frufru del Tabarin. Thank you.
Devono cambiarsi gli abiti ad ogni scena ed il tempo disponibile è così poco che alcune volte non gli è possibile. Abbiamo ritenuto utile creare un piccolo intermezzo con l'esibizione canora di un bravissimo cantante che vi farà ascoltare un successo di Vasco Rossi, Come nelle nuvole. Come nelle favole, canta Sandro Galli. Buonasera a tutti. Si fa un messaggio nel tempo, dagli anni 50 agli anni 2000. Un po' di eco. Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te, senza pensare a niente, senza pensare sempre, quello che potremmo fare io e te, non si può neanche immaginare. Sai che ho pensato sempre, quasi continuamente, che non sei mai stata mia. Me lo ricordo sempre, che non è successo niente, dovevi sempre andare via. Io e te, io e te, dentro un bar a bere e a ridere. Io e te, io e te, a crescere bambini, avere dei vicini. Io e te, seduti sul divano, parlare del più e del meno. Io e te, però ne sono sicuro, quello che potremmo fare io e te, non si può neanche immaginare. Io e te, dentro bar a bere e a ridere. Io e te, a crescere bambini. Un divano, parlare del più e
io e te, a crescere bambini, avere dei vicini, io e te, 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 legati su di noi, parlare del più e del meno, io e te, io. La signora della famiglia quando lavora la figlia mette da gace e mette in pace ed è sempre più sagace. Oh, con la sua frusta ti basta, ti gusta bene. Quando così discende, poi prende, bei 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 bei. Oh, com'è bello guidare i cavalli e trottare per strade, per campi, poi andare in neve. Per un buon bicchiere e ti cata a chiavi di la pura avanti di la via con che quell'altra vecchia non ti dà amore, lei tosto di artite schifa. Oh, quando poi si discende, poi scende, poi scende, bei 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 bei. Poi scende, poi scende, bei 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 bei. Poi quando si attortiglia, tortiglia, attortiglia, bei 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 bei. Oh, com'è bello guidare i cavalli e trottare per strade, per campi, poi da taverniere per un buon bicchiere e fincato il chianti di la pura o anche di la bianco chiè. Ancora un brano del maestro Franz Lehár, Vitaldo Peretta, La danza delle libellole. Ascolteremo e ammireremo una bella interpretazione da tre bravi cantanti in un focus conosciutissimo, il focus delle gigolette. Oh,
Terminiamo la serie di operette con un pezzo divertente, Cincillà. Spara di sì. Quella bocca, baci baci, sempre scocca, i denti cresce invece invece in socca, e la tua bocca è stata fatta per la mano. Può che dire, e per un film, finiranno un bel giorno in pelliccia, afforzaremo questo quarto faremo. Ascolta, fai la verità.
Guarda, questo è uno perché lo abbiamo. Ah! Ma che piatto, andiamo, andiamo, non è vero nulla, vieni, si deve gli attendere, ma che te metto a me, vieni, si beve il caffè noi, vai. Vedi, vedi, vedi. Vai. O sei proprio buono? Non di certo, è del buono. E le stucca farei. Le buono sto caffè, io bevo. Ti interrompo, che sei interrotto la trasmissione. Che è successo, O come mai la radio non funziona? Ma che lo sai che è successo? Ma? Finiamoci il caffè, vai. O poi. Ma? Riprovo io, mamma, Riprovo, ho le mani sante. Prova, vai. Sì, c'ha le mani sante, questa. Oi, oi. L'ho visto? Sofia, rifunziona, andiamo. Salva, e salva radio a botte. Andiamo, vediamo questo caffè. Salva radio a botte noi. Ora aspetta un attimo perché ho parlato. Interrompiamo il programma per dare uno spazio al nostro Duce per una comunicazione importante. Meglio! Eccoci. Sarà molto la radio. Senti il lavoro. Gli italiani! Gli italiani! Vi parla Salvini. Vostro Salvini. Duce! Il nostro glorioso esercito sta invadendo l'Eritrea. Tra qualche giorno noi saremo i conquistatori di questo pezzo d'Africa. Dell'Unione Radiofonica Italiana nel 1925, diventata poi EAR, attori e cantanti vecchi e nuove leve si alternano ai microfoni, ottenendo grande successo e popolarità. Molti di essi tornano sui palchi dei più grandi teatri italiani con le più rinomate compagnie di rivista. Signore e signori, questa sera abbiamo il privilegio di farvi ascoltare dei numeri eccezionali. Uno dei successi più popolari dei grandi Petrolini, il maestro dei maestri, ascoltiamo Gastone. Del cinema il padrone
e ne faccio collezione. Gastone, Gastone, sono sempre ricercato per le firme più bislacche, che sono ben calzate, che porto da un fra, con la riga pantalone. Mi dicevo essere elegante, bello, non hai niente nel cervello, raro, io mi faccio pagare al caro, specialmente alla pensione. Abbiamo la necessità di dare il tempo giusto per cambiarsi di abito e ne approfittiamo per farvi ascoltare una canzone dei Tiro Mancino, Sale, Amore e Vento, canta Sandro Gai. Potrei venire a cercarti,
che se pare planterei nel tra di noi, se inevitabile per me, l'unica alba possibile, se sale amore e vento su di me. Io di Parigi non ho cuore, senza te lei è presa.
dai piedi un po' alzate e il valzer da perdimi, venite su sirene della danza, impazienti ballerini, una schiena che impedente tra la danza e il vetriar. Come faccio a vestirle sei fior dei più dolci e soavi colori, così il ballo sapare più belle le melodie scocciare. Dai violini manteva del suono come voce di tale illusione. Resta allora questo suono che non parla mai più, questo suono di gioventù. La canzone che è andata ad ascoltare, come proveva, è dell'autore napoletano Gigli. Questa canzone ha un'eccezionalità. Il suo testo è stato scritto per la prima volta in lingua italiana nel 1915. Prima si è sempre scritta in dialetto napoletano. Come pioveva, come pioveva.
ricordo del passato fu per lei un gran dolore, perché al mondo aveva dato la bellezza ed il candore. Così giunti al suo portone, un sorriso mi abbozzò, nei miei occhi di passione una lacrima spuntò. Intere famiglie di contadini vengono sradicate dalle proprie terre, spinte dal governo fascista ad andare in quelle terre lontane, lasciando tutto e tutti. Gli abiti. Sandro Gai vi fa ascoltare una canzone, Il Mondo. Si chiude in bellezza la bella canzone degli anni 60, anche questa. Per guardare intorno a me, e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira, il mondo gira, e lo spazio senza fine,
con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Con sono niente accanto a te. Rivista non molla, sfornando spettacoli e canzoni. Signore e signori, in questo teatro questa sera potrete ammirare nomi eccezionali. Diamo inizio a una carrellata di successi ascoltando una canzone tipica di Alberto Sordi, Ando Vai. La grande Ivan Tosiris
ha entusiasmato le platee dei più grandi teatri. Andiamo ad ascoltare il suo cavallo di battaglia, Ti parlerò d'amore. In giro per il mondo. Una delle più acclamanti è Ninì Tirabuscio, molto richiesta nei cabaret. No.
Petrolini ha scritto canzoni indimenticabili. Quella di maggior successo è senz'altro Tanto per cantare. L'ascolterete in una particolare e simpatica interpretazione. Thank you.
cantare, perché nel petto me ce nasce un fiore. Fiore di villa, quando i voti verso il primo amore, da sospirare le canzoni mie, e marito pulita le bugie. La la la, la 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 la. Adesso chiudiamo lo spettacolo con un gran finale. Lucciole vagabonde. Thank you.
maestro, continua. Mettilo. Facciamo un po' di divertire il pubblico, ma il pubblico si è divertito e lo abbiamo fatto noi.